controlli della Polizia di Stato nei dintorni di Piazza Vittorio a Roma contro il lavoro nero e l'abusivismo commerciale. I particolari da Andrea Marini. Che il quartiere Squilino a Roma sia il cuore dell'immigrazione e spesso del lavoro nero è cosa risaputa. Così proprio a caccia di situazioni irregolari è scattato un blitz dell'Ispettorato del Lavoro con la collaborazione del commissariato e della ASL di competenza. I controlli hanno portato all'individuazione di bed and breakfast abusivi, negozi con manodopera cinese in nero e clandestina ed alla conseguente emissione di 21 provvedimenti di sospensione di attività. La particolarità è che in molte situazioni erano proprio stranieri a sfruttare loro connazionali, come nel caso di un commerciante di Piazza Vittorio, un cinese di 40 anni, che per effettuare lavori di ristrutturazione del locale sfruttava altri cinesi, alcuni dei quali, oltre ad essere irregolari rispetto alla normativa sul lavoro, risultavano anche clandestini e sprovvisti di documenti. Questi, è emerso, soggiornavano in Italia da 5 anni lavorando al nero e sottopagati. Il titolare del negozio è stato denunciato per favoreggiamento della permanenza in Italia di clandestini e sfruttamento dell'attività lavorativa. Si trovava invece in via Giolitti il bed and breakfast nel quale un filippino di 38 anni, irregolare in Italia, svolgeva la duplice funzione di portiere ed addetto alle pulizie. L'uomo percepiva un compenso di 600 euro più il benefit della possibilità di dormire in quella struttura, nella quale erano stati allestiti 12 posti letto a fronte dei 6 autorizzati. Ad essere denunciata questa volta la proprietaria della struttura. Dopo il blitz per sanare la posizione dei loro dipendenti, i datori di lavoro hanno versato all'erario 50.000 euro di contributi non pagati.